La settimana aperta dalla conferenza stampa di Iachini mercoledì mattina si chiude con una sostanziale attesa per quello che sarà. Ma d'altronde era stato lo stesso massimo dirigente biancorosso a definire le date e le scadenze nell'incontro con la stampa. Per questo la deadline di giovedì prossimo è quella da attendere prima di poter dare una definizione più compiuta di cosa voglia fare il Teramo e come abbia intenzione soprattutto di metterlo in pratica. Le idee ci sono, ma nulla è ancora vicino alla concretizzazione. Tanto è vero che i nomi per sostituire Massimo Paci si susseguono, ma di fatto il nuovo tecnico non c'è ancora. Anche se in verità il primo nodo da risolvere sarebbe quello legato al direttore sportivo. Nei giorni scorsi Sandro Federico è stato a Sassuolo, ma Iachini, forse in maniera strategica, ha ammesso di non saperne nulla. Coi neroverdi c'era in ballo la questione Cianci, la recompra non è stata esercitata, il Teramo ha dovuto dire addio ai 500.000 euro che una squadra di Serie A avrebbe potuto anche mettere sul piatto, mentre una formazione di categoria inferiore è difficile, se non impossibile, che possa avere a disposizione, specie in questo momento storico, una cifra del genere. Le squadre interessate all'attaccante sono molte, ma i parametri economici del diavolo spesso cozzano con le disponibilità di chi vorrebbe qualcuno dei giocatori biancorossi. Ed ecco perché il prossimo direttore sportivo, chiunque dovesse essere, dovrà lavorare di fantasia, cercando di muovere le pedine, muovendo meno denaro possibile, perché la disponibilità economica è complicata da trovare in giro, così come per gli altri pezzi pregiati dell'organico, specie quelli giovani. Si parla, ad esempio, da settimane di un interesse del Pisa per Piacentini, ma finora non è stato concretizzato nulla. Peraltro, a proposito di difensori, i nerazzurri toscani avrebbero individuato, per rinforzare quella zona di campo, Maxime Leverbe, francese classe 97 del Chievo. Per questo, a Pisa viene costantemente monitorata la situazione dei Clivenzi, proprietari del cartellino. Molte compagini hanno già messo parecchi tasselli al loro posto, il Teramo in questo senso non ha fatto ancora granché. Lo farà, ma col rischio che gli obiettivi di mercato, quando la macchina biancorossa si metterà in moto, saranno già accasati altrove e il diavolo sia costretto a scegliere tra coloro che rimangono a disposizione. Giovani con valorizzazione sicuramente ci saranno, qualcuno che salga dalla categoria inferiore anche, in più qualche promozione dal settore giovanile e qualche senatore per guidare il gruppo. Questo è quello che Iachini prospetterà a colui che avrà scelto per la panchina del diavolo. Un torneo complicato sì, ma che se ben interpretato può comunque riservare qualche soddisfazione.